Buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Mario Battaglini di Rovigo per la finale di ritorno di Continental Shield tra Femmine Scienziata Rugby, Rovigo, Delta e Kawasaki Calvisano. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao, ciao Andrea, buon pomeriggio, buon rugby e soprattutto buon divertimento. MVP stagionale insieme a David Odiete e Fischetti per quanto riguarda Calvisano. Abbiamo anche altri giocatori, Mirko Menta, abbiamo anche altri profili che sono appunto nominati tra i migliori di questa stagione 2018-2019. Una stretta per Denis Majstorovic, palla a disposizione per il numero 13 rosso blu, cambio di senso, c'è un fuori gioco, Riccardo Brugnara imbragato, c'è comunque la possibilità per Rovigo di giocarsi questa penalità. Il fischio avviene grazie, sì, noi partiamo probabilmente favoriti, ma se Rovigo finisce il primo tempo avanti di 7-8-10 punti, la cosa può destabilizzare i nostri ragazzi. Con la retrocessione del Narbona in Feduno, il suo ritorno in Italia alla piazzola, l'apertura Calvina. Alberto Chilone è pronto ad introdurre, accedono le prime linee, avanza il pacchetto a una mano Thor Halvorsen, una buona combinazione, Majstorovic insieme a Mantelli, David Odiete deborda, va David Odiete, non riesce a stare in piedi, poi arriva in un secondo momento la meta della Femmine Z Rugby Rovigo Delta, meta bellissima per i rossoblu che ricordiamolo devono recuperare 16 punti. L'acquaglio dice portare a casa match e coppa. Pescetto dalla piazzola, sembra ben indirizzato questo pallone sulle banderine, 8-6 Calvisano. Padovano, un cap con la nazionale italiana in Sudafrica nel 2013 contro la Scozia. Pacchetto rosso-blu sta avendo lo meglio su quello Calvino, pallone tre piedi Matteo Ferro, adesso c'è il vantaggio, prova a continuare la Femmine Z Rugby Rovigo Delta. Thor Halvorsen era partito, tutto ancora da definire. Leo Mantelli prende la rincorsa, il destro del numero 10 rosso-blu sulle banderine del kicker genovese. La direzione sembra buona, la potenza anche. David Odiete alla ricezione dopo una mancata presa da parte di Kofi. Thor Halvorsen va a caricare, il sudafricano resta in piedi, palla viva per Cicchinelli, resta in piedi anche Gabriele Cicchinelli, gli manca un sostegno lì vicino per Rovigo, adesso può accelerare, c'è un più dall'altra parte, vediamo Diego Antol con Denis Majstorovic, adesso arriva il pallone Denis Majstorovic, va di potenza Denis Majstorovic, vediamo meta della Femmine Z Rugby Rovigo Delta. Ben giocata ancora una volta Andrea questa palla. Ancora trasformazione veramente molto difficile, non c'entra l'H di 7 ma con un più 16 all'andata, Pescetto infila l'H per cui più 4 Rovigo, la rete rosso-blu. Con i ball carrier Calvisano cerca di... Bene. Tenuto. Caldo maggio. Mantelli, il piede di Leo Mantelli. Non entra. Pescetto alla rincorsa del numero 10 Calvino. Si alzano le banderine, Calvisano meno uno in grande relax. L'arbitro deve dare i tempi, ancora Rovigo con l'avanzamento e il pacchetto rosso-blu. Alberto Chironi che va a giocare, parte lui, palla viva, Thor Halvorsen, meta Femmine Z Rugby Rovigo Delta, firmata da Thorleif Halvorsen. Tredicesimo, intanto Manfredi è pronto ad entrare sulle banderine, 23-15 Rovigo più 8. Più 8 Rovigo, che potrebbe restare tale e diventare più 5 in caso di trasformazione di Pescetto, che trova la massima ispirazione qui al Battaglini. Julien Iber, la presa invece di Gianmarco Vianna. Si va a costruire il drive a Rudigino. C'è un fallo assoluto. Gioca dalla chiusa Chillon, l'incrocio da parte di Massimo Cioffi che resta in piedi. Naviga Massimo Cioffi, prova ad andare oltre. Si frappone molto bene il giocatore del Calvisano, adesso però lì vicino il Rovigo che potrebbe giocarla, c'è un... non riesce però a riutilizzare questo pallone. Meta. Meta tecnica. No, una meta, meta assoluto. Sì, sì. Sì, ha fischiato. Dato Chillon prende la rincorsa il numero 9 sulle banderine, Rovigo più 12. Veramente significativa per l'esito di questa doppia sfida. Pescetto. Sicuro. Calcio di rigore. Sulle banderine. Vian vede fuori Niber. Occhio a non isolarsi. Che Rovigo è costata una finale l'anno scorso. Diego Antel. Guido Barione prova ad inserirsi. Il tre quarti ala. Cambio di senso. Parte Piva. Cerca un sostegno. Una palla che arriva a Thomas Parolo. Subito a cacciare. Perfetto. David Odiete.
c'è un piccolo ritardo nel ripiazzamento del Rovigo, rallenta questa azione. Una palla che resta viva, Alberto Killon va a sfidare Balocchi, è da solo Killon. Seven aiuto, palla che viene recuperato da Calvisano. Adesso Calvisano con sull'out con De Santis, potrebbe andare in meta Calvisano. Il pallone non viene gestito bene con il piede. Adesso arriva la segnatura del Calvisano che mette fine all'ostilità per questa vittoria in ambito europeo. Pescetto la mette anche da lì. Gara splendida parte del numero 10 genovese. Finisce il match con Rovigo che vince di 2 punti, però ricordiamo, a vincere la Coppa c'è il Kawasaki Calvisano. Grazie a tutti per aver condiviso con noi questa partita.